rientra questo open elettorale già infuocatissimo anche nei fuori onda, che però in realtà non abbiamo, di cui non abbiamo disponibilità, quindi tranquillizzo, diciamo, tutti gli ospiti. E ci siamo lasciati su uno degli elementi centrali, probabilmente, di tutte le campagne elettorali, di questo sicuramente, specialmente in una situazione in cui nell'Italia meridionale la disoccupazione giovanile ha superato quota 35%, quindi siamo a un giovane disoccupato ogni tre nell'Italia meridionale. Sono numeri ovviamente drammatici. Su questo Mattia Morelli ci richiamava innanzitutto i candidati, diciamo, a dare ricette concrete, e poi introduceva un elemento che in realtà si è sentito anche, si è affacciato, cioè il reddito minimo di cittadinanza, per chi è disoccupato e non ha la possibilità di trovare lavoro, avere un sussidio. Sostanzialmente di questo si tratta, come succede in altri paesi europei. È corretta Gli altri come paesi europei tranne che in Grecia, per essere corretti. è corretta Sì, come, sì, sì. diciamo, come sintesi del tuo pensiero. Pagliaro e Caridi. Allora, il lavoro deve ripartire dall'unico sistema possibile che io conosco, dall'impresa. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di poter ritrovare il piacere, la possibilità di farlo. Cioè, io oggi penso che sia impossibile, non lo trovo più lo stesso spirito di un tempo. Io sono figlio di una generazione che aveva un sogno: lavorare, fare l'impresa, incentivare l'economia. Aveva un famoso sogno, quello di salire, anche il famoso ascensore sociale. Questo sogno ha funzionato. Adesso questo sogno non si ha più, cioè nessuno oggi è nelle condizioni di fare impresa e non ci pensa minimamente, non lo trovo da nessuna parte lo spirito di un tempo. E qui il vero problema generazionale: solo dall'impresa si può ripartire. Noi abbiamo anche su questo un'idea, che è quella della liberalizzazione in entrata e in uscita del mondo del lavoro. Che E il significa? sostegno, da parte, diciamo, dello Stato ci deve essere per rendere tutto più agevole, come succede nei migliori paesi evoluti, europei e non solo, anche negli Stati Uniti. Qualcuno adesso sobbalzerà, ma noi siamo assolutamente contrari all'articolo 18. Per poter incentivare il lavoro, l'unico sistema è quello di renderlo più agevole, sia in ingresso che in uscita. Un imprenditore non manderebbe via mai nessuno se non ha, come dire, l'esigenza di farlo. Questo oggi è un rischio, perché nessuno assume più nessuno con i vincoli che ci sono e con i problemi che ci sono nel nostro paese. Per poter, ripeto, sviluppare il lavoro bisogna partire da questo. È chiaro che si tratta di rimettere in discussione un po' tutto il sistema, tutta la filiera, ripartendo dal recupero delle risorse, dalla possibilità di incentivare chiaramente le imprese a ritornare a produrre, a fare questo lavoro che è il più bello del mondo, con uno stimolo nuovo, ai lavoratori di avere la possibilità di guadagnare finalmente quello che gli consente di poter progettare il proprio futuro. Questo vuol dire anche avere l'accesso al credito, sia per i nuovi, come dire, giovani che hanno voglia di fare impresa. Vuol dire accesso al credito per le aziende, per poter continuare a sopravvivere, vuol dire la possibilità per le famiglie di poter accendere un mutuo e fare casa. Si parte da lì. Ecco perché nelle nostre proposte ce n'è anche una che è centrale nel nostro programma: la nascita di una banca pubblica che consenta, ripeto, finalmente di riattivare l'accesso al credito e alle imprese. Si prendono i soldi dalla BCE all'1%, il tasso massimo in questo caso dovrebbe essere del 2,1%, e questi soldi si attivano solo e esclusivamente per Batterebbe il tutta la concorrenza con credito. questo tasso. Ma mi sembra giusto, no? È proprio questo che noi stiamo combattendo da tempo: le banche sanguisuga, cioè non è pensabile. Le banche sono nate per dare credito, non per fare le operazioni finanziarie, oltretutto tossiche, quelle alle quali stiamo assistendo e che il governo Monti, come dire, ha consacrato come modello. Noi vogliamo Peccato che che il il PDL credito ha votato ritorni il a Trattato di essere Lisbona, credito. Noi abbiamo necessità di che dà avvio a dare questo meccanismo della BCE. ossigeno al paese e le banche ritornino a fare Posso? le banche e Certo. non le speculazioni finanziarie. Il lavoro e le banche. Rispondendo, parto dall'ultima sollecitazione, quella delle banche che Paolo adesso ha voluto rappresentare.
ricordandogli che non può essere certo un anno di governo Monti ad aver provocato una evoluzione del sistema bancario, e qui assistiamo invece da più di un decennio. Semmai, caro Paolo, io credo che le responsabilità di questa, evoluzione, poi parliamo nel dettaglio di banche, però, sia addebitabile soprattutto a Berlusconi e ai suoi governi che hanno appunto governato il paese in gran parte di quest'ultimo periodo. Il livello di concentrazione bancaria oggi, Paolo, propone, stando nello schieramento di centrodestra di Berlusconi, la necessità di una banca pubblica. Voglio ricordargli che con tutte le normative attuate dai precedenti governi Berlusconi si è creata una concentrazione tale bancaria che hanno fatto sparire dai nostri territori anche quelle banche di credito cooperativo, quelle banche popolari che una volta rappresentavano, se non in forma pubblica, comunque quegli istituti sociali. Istituti di credito sociali, perché avevano un contatto, una disponibilità diversa con i cittadini. D'accordo. Oggi non c'è più, ma non è certo il governo Monti ad aver voluto quell'evoluzione. È il governo Berlusconi che l'ha determinata in questi anni di malgoverno. E vengo al lavoro. Il cuneo fiscale, caro Mattia, a cui richiamavo prima, è proprio quella, la necessità di ridurre il peso del gravame fiscale che vi è sul lavoratore, sul costo del lavoro, va a vantaggio delle imprese, le aiuta ad investire perché i posti di lavoro le fanno le imprese ovviamente, ma va soprattutto a vantaggio dei lavoratori. Se iniziamo a guardare alla produttività aziendale, dobbiamo guardare anche alla produttività della forza lavoro. Poter avere, per esempio, le remunerazioni sulla quota parte di lavoro di straordinario, quindi tutto ciò che incide di più sulla maggiore produttività di un'azienda, va a vantaggio del lavoratore, va a vantaggio dei consumi. È proprio questa l'idea del nostro programma, cercare di favorire il rapporto. È vero quello che dice Paolo, probabilmente la elasticità, la flessibilità non è un concetto di per sé sbagliato o negativo nel rapporto impresa-lavoratore. Bisogna sempre vedere come lo si applica. E oggi non dobbiamo dare la colpa. Quindi è favorevole a questa proposta sull'articolo 18, mi sembra di capire. Quella di non avere il vincolo dell'articolo 18, quella di poter lasciare una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro, perché vi posso garantire che la cattiva applicazione degli strumenti della flessibilità è dovuta non ad una volontà aziendale, è dovuta forse ad una necessità a cui costringiamo oggi il mondo dell'impresa con gli eccessivi costi e gli eccessivi lacci che mettiamo alla libera iniziativa. Nessun imprenditore sarebbe di per sé portato a privarsi di un buon lavoratore, anche dovendolo pagare. Anche dovendolo pagare, perché la formazione che ha acquisito quel lavoratore, la sua specializzazione, la sua capacità di produrre e quindi di rendere competitiva l'azienda è un fattore di vantaggio per l'impresa. Un flash di Nicola Donno, sì. Mentre specifichiamo che ancora adesso non è presente il rappresentante centrosinistra Francesca Brescia, candidata al Senato per SEL, che aveva garantito, aveva promesso, era una promessa elettorale, ecco, mettiamola così, di essere presente in questa trasmissione. La stiamo ancora aspettando, l'aspetteremo fino alla fine della trasmissione, la poltrona è sempre lì a disposizione. Nicola Donno, in un flash, perché poi secondi. Abbiamo la domanda, diciamo così, la questione posta. 30 secondi, sono state dette tantissime cose, soprattutto quello che è la moda del momento, è colpa di Berlusconi, è colpa del centrodestra. Allora, attenzione, noi dimentichiamo una cosa fondamentale, che tutti gli altri paesi non hanno il debito pubblico che ha l'Italia, quindi noi dobbiamo tenere in considerazione anche questo. E da dove deriva? E da quando è partito? Di sicuro il debito pubblico italiano è vero. L'ha fatto Berlusconi, voglio dire. È atavico. Tra l'altro, c'è la Germania ha un maggior debito pubblico del nostro. Il problema è il PIL. Il problema è il rapporto con il PIL. Se no, se ci infiliamo in questa cosa delle cifre, facciamo terminare a Nicola. Fermo restando che è normale che la Germania abbia una massa di debito pubblico superiore, ma anche perché l'economia è maggiore. Una cortesia, ricordalo tu.
gli anni in cui si è avuto, come dire, proprio una defaillance del sono stati pubblico, altri anni. E allora, ricorda gli anni, no, ricorda ma per quello, io voglio, voglio arrivare proprio lì. Chiedo a Nicola Donno, aveva promesso un flash. È un flash, se me lo fanno fare, se mi fanno finire 30 ragione. Secondi. Il lavoro, tra l'altro, poi, non si dà per legge, cioè non si può svegliare la mattina qualcuno a dire da domani diamo un milione di posti di lavoro. Non l'ha fatto, Berlusconi ha detto un'altra cosa, e quello poi vengono strumentalizzate le parole, alla fine siamo in campagna elettorale, ognuno deve portare l'acqua verso il suo mulino, Berlusconi ha detto un'altra cosa, bisogna per legge promuovere e valorizzare le imprese, perché sono le imprese le uniche che possono produrre posti di lavoro e occupazione e quindi far ripartire il nostro paese. Poi tra l'altro dimentichiamo che in questi anni non è che ha governato solo Berlusconi, 8 anni ha governato il centrodestra e Berlusconi, nel resto degli anni ha governato il centrosinistra. 8 a 7. Berlusconi tra l'altro, e questo è scritto dappertutto, quindi basta collegarsi su internet e scrivere governi Berlusconi e sono notizie che escono e un po' tutti possiamo leggerle, Berlusconi è stato quello che ha fatto la riforma del lavoro che ha portato la disoccupazione a diminuire di due punti percentuali. Berlusconi è stato quello, tra l'altro, che ha ridotto le imposte per le imprese. Berlusconi è quello, visto che si parlava prima dei tagli alla politica, è quello che ha proposto il taglio dei parlamentari, il taglio dei costi della politica. È stato fatto un referendum che non è passato per colpa di Di Pietro e del centrosinistra, del PD e di quelli che c'erano prima. Il pacchetto posto al referendum era un po' più complesso e articolato di così. C'era anche questo in quel pacchetto. Per la verità. Berlusconi è stato quello che ha aumentato le pensioni minime. 2 milioni di pensioni minime sono state aumentate e queste cose dobbiamo ricordarcele, perché poi è giusto parlare un po' di tutto. Berlusconi era quello che dava il bonus per i bebè, Berlusconi era quello che dava gli assegni alle giovani coppie per poter comprare casa, Berlusconi era quello che ha tolto l'ICI, Berlusconi è quello che toglierà l'IMU e con quei soldi che ritorneranno nelle tasche degli italiani si spera che aumentino i consumi e quindi che riparta. Mi sono fatto una mezza idea su chi voterai, noi però adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi ripartiamo dalla idea, dalla proposta di Fausto Minon, dalle questioni concrete che ci portano i giovani, gli junior della politica. Pubblicità.